Benvenuti nel canale Meli Made in Sud. Come avrete letto dal titolo, oggi voglio parlarvi, ma è dolcissimo. Oggi voglio parlarvi di una crema viso che trovate da Eurospin, appartenente alla linea Fior di Magnolia. Prima di iniziare vi ricordo che mi trovate su Instagram con il nick Meli Made in Sud trattino in basso official. Avevo detto che stavo testando quest'altra crema Eurospin ed è arrivato il momento di dedicare un intero video insieme al nostro Charlie. Vi parleremo di questa crema. È una crema viso anti-age, trattamento ricostituente profondo con coenzima Q10 e omega 3, filtri UVA e UVB per pelli mature. La fascia d'età, l'età consigliata, ecco, è dai 40 ai 60 anni. Dimenticavo, in questo momento voi non la vedete, ma quando acquistate la crema ha una copertura in plastica trasparente. Il prezzo è di 3,69 euro per 50 ml di prodotto con un PAO di 6 mesi. Inoltre l'azienda è Made in Italy, l'azienda in questione è Cosmo Project. La crema si presenta così, con il solito foglietto che vi illustra tutta la linea Fior di Magnolia. E questa è la crema molto specchiata, devo dire, ecco, ok, molto specchiata. Tappo in plastica, il vasetto invece è proprio in vetro. Trovate la crema con il sigillo, quindi sono tutte chiuse ermeticamente, così da dare al cliente, al consumatore, la sicurezza di un prodotto integro. Allora, questa è la crema. Ok. Se mi metto di qui si vede meglio. Confrontiamo insieme la lista ingredienti. Vediamo come è formulata questa crema. Allora, come potete notare, la formulazione è a base di proteine della soia. Come scritto, come riportato frontalmente, abbiamo acido ialuronico, il coenzima Q10, la vitamina A, la vitamina E, retinolo, olio di camelina, poi abbiamo l'olio di germe di grano, l'olio di semi di girasole e l'olio di borragine. C'è anche qualche altro ingrediente, ma diciamo che questi sono quelli che performano meglio all'interno delle varie Della formulazioni. consistenza. Mi avvicino. Come potete notare, è bella compatta, è una crema molto soda. Io la definirei un ibrido tra una crema ed una mousse. Profumazione è delicata, non unge e come avete notato dalla clip si assorbe immediatamente. Molto asciutta come texture, ottima per il giorno, ottima come base pre-trucco. Potete truccarvi immediatamente. Spesso quando parlo delle creme e dico, arrivo al punto, è un'ottima base per il trucco, vi dico applicatela una mezz'oretta prima del trucco, applicatela un'oretta prima del trucco. Con questa crema, dopo averla applicata, massaggiata e fatta assorbire, potete truccarvi immediatamente. Oltre a tutto ciò che vi ho già detto, è una crema che rende la pelle immediatamente morbida e ha un buon effetto tensore.
Altra cosa che voglio specificare è che rispetto ad altre creme che hanno una componente illuminante, schiarente, che rende magari la pelle particolarmente radiosa, questa è una crema, a mio avviso, questa è sempre una mia recensione, ha un effetto matte. Io vedo la differenza quando applico questa crema e altre creme. Esempio come quelle di cui ho parlato precedentemente, quelle danno un aspetto visivo di pelle luminosa, proprio radiosa, ok? Questa, dopo averla applicata, rende la pelle matte. Quindi, se amate l'effetto matte opaco, soprattutto se avete la pelle normale barra mista barra grassa, questa è perfetta. Per quanto riguarda le pelli secche o le pelli molto secche, secondo me, a mio avviso, mio modesto parere, anche in base alla formulazione, soprattutto in base alla formulazione, secondo me non potrebbe bastare. C'è bisogno di qualcosa in più, o non l'acquistate, o se decidete di acquistarla e di provarla, utilizzate precedentemente un siero più idratante, più emoliente, più non tanto lenitivo, ecco, più emoliente, più idratante. Oppure quando applicate la crema potete addizionarvi qualche goccia di olio, ma giusto una barra due goccine, fate questa piccola emulsione sulla mano e poi l'andate a stendere sul viso. Oppure potete applicare qualche goccina di olio sul vostro viso, ma proprio ne basta pochissimo di prodotto. Dopo il massaggio andate ad applicare questa crema. Se tenete conto di questi accorgimenti, potrebbe fare al caso anche delle persone che hanno la pelle molto molto secca. Non so se siete riusciti a percepirlo, ma ha una consistenza bella corposa, ma allo stesso tempo è sottile perché subito si asciuga, non è appiccicosa, non unge la pelle assolutamente, è una ottima crema per il viso, anche per tutta proprio la formulazione che ha, anzi sostanzialmente per la formulazione che ha, perché se una crema è buona o non è buona, se un siero è buono o non è buono, dipende tutto dalla formula. Ecco, intendevo dire quello. Crema stra promossa, soprattutto visto che non è molto pesante, è un'ottima crema per il giorno ed è un'ottima crema soprattutto per la stagione calda. Perché non è grassa, idrata al punto giusto, ma non è grassa la formulazione. Secondo me, uno dei gioiellini low cost che c'è in circolazione. Se voi l'avete provata, mi dite la vostra. Vi aspetto giù tra i commenti, lasciate il vostro feedback. Il profumo mi piace tanto, molto delicato. E con questo profumo, la pioggia in sottofondo e il piccolo Charlie, noi vi salutiamo, vi diciamo ciao, ci vediamo presto. Mamma mia, l'amore mio. E vi ricordo che mi trovate su Instagram con il link melimadenzud trattino in basso official. E come sempre, un bacio, un abbraccio, un tarallino. Da Melima del Sud e da Charlie.